dietro per Lupi, può allargare subito a sinistra per Capponi, pressing di Becchi, quindi Nicao a destra, Nicao si muove Lupi per ricevere e poi allarga a destra per Tubau, nuovamente Capponi, il numero 13 prova il dribbling, rischia su Becchi, poi Fardal lancia lungo, è troppo lungo per Tubau, recupera, è già toccato a destra, quindi Lele appoggia dietro per Fina, prova il dribbling, tocco per Lele che appoggia indietro Becchi, quindi va a destra, ancora l'appoggia indietro, Becchi che c'è il pressing di Lupi, sta contento all'inizio, Lupi sul pallone, appoggia lì per Tubau che prova subito a calciare, prova a ripartire, c'è fino con Becchi, Becchi il dribbling su Lupi, non si passa, molto bene Lupi, poi conquista il pallo laterale sul pressing ancora una volta del numero 3 Becchi, va a impostare, larga a destra per Capponi che torna a sinistra da Lupi, ancora Capponi che si propone centrale, Tubau bene a destra, appoggia nuovamente a Capponi che il movimento di Lupi in profondità, l'appoggia invece per Fardal che poi trova un lancio, ma più preoccupato del pressing del numero 18 avversario che di inseguire Tubau in profondità, pallo laterale e ce l'ha qua laterale in favore di Ciampino, già battuto, pallone allargato verso Lopez che prova la conclusione, Fardal, bravo Lele a incaricarsi della battuta, numero 7, che movimenti in area di rigore, la palla va fuori per Pina che rischia sbagliando lo stop sul pressing di Lupi, alla fine riesce a toccare in fallo laterale e evita la ripartenza a bianco celeste, Nicao oggi lì per Lupi, andare a sinistra da Capponi subito prestato da Lele, con il tocco in mezzo per Nicao che prova ad andarsi in dribbling, si allunga troppo il pallone, recupera Dario Lopez, Pina, cerchio di centrocampo, appoggia a destra per Lele, ancora dietro per Lopez, il movimento in profondità non sentito, allora Lele, ancora Becchi, Becchi prova il dribbling su Lupi, passa a Becchi e c'è Fardal e mette in calcio d'arco Celeste che ha fatto saltare Lupi in velocità, calcio d'angolo, pallone fuori per Lopez che non lo spazio per calciare, allora serve Becchi che prova a girarsi, attaccato da due uomini, molto buono il lavoro di Becchi che non perde palla, alla fine la perde, quindi Lupi che prova a ripartire, Pina molto bene, il numero 10, Nicao, ancora pressing di Pina, riesce a passare Nicao, poi lancia per Tubau, troppo lungo, imprendibile, però il numero 14, già ripartito Ciampino con Lele, Lele, tutto mancino, centra per Pina, poi gliela restituisce, ancora Lele, sul destro e calcia, Fardal, occhio la ripalla e centra capo Nicao, prova a sentire, a destra Tubau, ma non c'è spazio, perché il pressing ancora di Ciampino che recupera, palla, poi un litigio tra Lopez e Tubau, Lopez è andato molto cattivo, ruvido su quel pallone, ma non irregolarmente, ha preso la palla, la riparte ancora a Ciampino con Lopez, capeggiata Lele, a destra da Pina, cerchio di centrocampo, Pina cerca un varco per servire un compagno, non lo trova, ma intanto entra Chilelli, esce Tubau, Chilelli addirittura con la mascherina, alla fine la leva, si ricomincerà dal fallo laterale sulla tre quarti offensiva per Ciampino, alla battuta andrà Pina, il movimento fuori di Lele, Pina va dentro da Lopez che tocca, ma non riesce a stoppare il pallone, poi Lupi rilancia, pallone che scorre sulla, lo appoggia per Lele, riparte ancora Ciampino, c'è il movimento a destra di Dallonder, è entrato adesso al posto di Lopez, numero 12, quindi Lopez può andare sull'interno, alla fine appoggia Lele, contrastato da Capponi, che tocca il piede per Ciampino, poi Lele dentro numero 20 Paz, va lui a incaricarsi del laterale, tocco per Lopez, quindi Pina verticale, colpo per Dallonder, esce Chilelli che prova ad andare a destra senza guardare per Capponi, pallone tra 18 Lopez, Mario Paz, appoggio a destra dove è buono ovviamente del entrato Zonta, ancora a sinistra da Paz che non trova il dribbling, allora Nicao riparte, pallone per Capponi, era di rigore Capponi col mancino va dentro, la chiusura di Zonta in calcio di Rina, ok movimenti, c'è il pallone per Nicao sul secondo palo anticipato da Paz, allora rimessa laterale all'altezza del centrocampo per la Lazio, Nicao
ha tentato la battuta al volo con destra, anticipato ancora Nicao, vai per Lupi che prova a seguire Filelli che viene chiuso, quindi passa e ripartenza di Santino con Dall'Andere che difende il pallone, si lotta in mezzo al campo, alla fine pallone che schizza verso Tomasi, lancia lungo lunghissimo che si perde direttamente sul fondo, altri cambi nella Lazio, Amazawa, allora di fatto lo calla Fuggier, poi all'Inter Nicao pressato forte da parte, riesce a passare Nicao ed allargare per Chilelli che non trova il palco per servire a Mazzau, ancora Mazzau dietro per Pardal, Pardal occhio allo scatto di Ruggiero, prova a servire Pardal, ottimo il pallone di Pardal, Ruggiero prova a girare dall'altra parte, non c'è Chilelli e la recupera Ciampino, ancora Pina per saltare a Mazzau, anche per la Lazio Pazzo riesce a girare il pallone, quindi Dall'Andere con l'esterno che stoppa ma deve evitare il pressing laziale, lo fa molto bene Amore dietro, poi gran pallone avanti per Pazzo, leggermente lunga, Pardal controlla il pallone, riparte ancora la Lazio con Ruggiero, allargato a sinistra per Nicao, pallone impreciso per la Mazzaua, termina in out, la palla Ciampino con Zonta che è già passato per Pazzo, Pina che si propone basso per il gioco, riceve adesso il numero 10, allarga poi a destra per Zonta, una punta Zonta, ancora da Pina, Pina si libera Dall'Andere in scontro per ricevere il pallone, Dall'Andere però liberarsi col mancino Pardal, pallone che sono in finale di rigore, Pina fuori da parte, questa va a tiro di contro, altissimo sopra la traversa, difesa da Pardal, vuole il movimento di Chilelli in profondità, lo serve, stoppa il pallone numero 9, Chilelli poi prova a appoggiare, c'è la chiusura di Mario Pazzo, si messa la... Tira Mazzaua, viene chiuso, voleva il fallo Lupi, non secondo l'arbitro, come si tira Dall'Andere, Daniele Chilelli. Calcio di punizione in favore di Ciampino, voleva un fallo di mano in precedenza, punto di battuta, due in barriera per la Lazio, Chilelli a Mazzaua, l'avversario, la Lucchiella, pressing alto di Ciampino, deve lì dopo la Lazio, poi tocco per Chilelli che sbaglia, e regala il pallone a Pina che calcia, la deviazione di Mazzaua, rimpallata proprio da Amazawa, ora calcio d'angolo, Pina c'è il movimento fuori di Lopez, pallone forte per Dall'Andere che stoppa, prova i riflessi di Pardal che rilancia subito per Amazawa che passa con un rimpallo, Amazawa passa, la cattura, rimessa laterale di Chilelli pronto sul punto di battuta proprio dietro per Giorgio Ruggier, spazio, pallone per Chilelli che difende con il corpo, la larga molto bene a sinistra per Amazawa che non ha spazio e ricomincia, Lupi, Chilelli, Amazawa dà un po' di spazio, Chilelli tira nel pallone, poi la ruba da dietro Lopez che prova a ripartire, Lopez, Lupi, fondamentale qui la chiusura di Lupi che adesso prova anche a lanciarsi in contropiede, arriva la chiusura quindi Dall'Andere, ecco, spazio per la conclusione, non la trova, quindi Lopez, poi c'è dietro anche Luzzi, capitano, appena entrato, ancora Lopez, con spazio a destra Pazzo, numero 20, dentro per Dall'Andere, che prova a difendere il pallone e calcia, ancora, qui appoggia lì a Chilelli, prova con la punta a seguire l'inserimento di Ruggiero, trova l'opposizione di Pazzo, quindi fallo laterale, è un cambio nella Lazio, fuori Mazzaua, dentro Dionisi, con il numero 5, col mancino proprio Dionisi a cercare Chilelli di prima, tira molto bene per Lupi che va a sinistra da Ruggiero, uno contro uno, Ruggiero prova il mancino, la deviazione di Tomarino, calcio d'angolo, intanto un nuovo cambio, nuovamente fuori Lupi, dentro di nuovo Nicao, non si può inserirsi per questo calcio d'angolo, non trova l'impatto col pallone, buona la palla di Chilelli, forse lì spazio lì, serve un pallone forte, esce ora Chilelli, dentro nuovamente Ramon Tubau, riparte Ciampino con Lopez, va a sinistra da Pazzo, Pazzo prova il dribbling su Ruggiero, trattiene evidentemente l'avversario, voleva il calcio di punizione, allenatore Bagalà della Lazio, che è diventato anche giallo probabilmente per Pazzo, per evitare a Tubau, sta pressing molto aggressivo di Ciampino, riesce a tenere la Tubau, Nica, appoggio per Genici che va a destra, male da Ruggiero, recuperato quindi da Ciampino con il pressing offensivo mentre lui entra numero 3 Becchi, è entrato anche Lele nel fila ospite,
Dobbiamo ricevere il numero 6, tocca per Lopez a destra che prova a saltare Nicao. Lopez va sul fondo, Lopez non trova spazio, alla fine Nicao. Pallone dentro per Becchi che riesce solo a toccare ma non a deviare. Quindi Terlizzi, dipende dall'attacco di Ruggier, la fine appoggia per Lopez, che torna a destra da Lele. Tutto mancino, prova a rientrare verso il centro, la fine appoggia anche male per Lopez, ma non c'è la laziale. Quindi Tomaino, pallone lungo per Lele, che fa un calcio complicatissimo con il dribbling tutto su Becchi. Pallone lungo per Nicaragua, buona lì. Terlizzi allarga a sinistra, quindi Lopez, Lele a destra. Numero 7, ancora da Lopez che trova la conclusione, Bardalla ancora una volta, ottimo l'intervento laterale con Terlizzi, come messo fuori di Lopez, uno dei migliori e si la ospita in questo momento. Allora Bardalla, Dionisi con il vento, allora Nicao fronteggiato da Becchi, allora poi che va a destra da Ruggier, bene lo spugnaio ancora per Dionisi, nuovamente Ruggier. Quindi Nicao, un po' di spazio ora numero 6, Nicao, Nicao, c'è l'appoggio di Tubau a destra. Cerca dentro Nicao, l'opposizione di Lele, ancora palla laterale in favore della Lazio. Tubau, è già per Genesi, inizia da Ruggier. Inizia il appoggia nuovamente per Genesi, Tubau, ancora Genesi. La scuola, appoggia lì per Nicao, taglia Nicao, regala il pallone alle Lele che salta Ruggier e va col mancino, tocca Bardalla secondo l'arbitro, sì, Lele che forse ha affrettato troppo la conclusione. Bravo Terlizzi dalla bandierina, sempre il movimento fuori di Lopez, pallone per Becchi che prova a calciare, la sua deviazione rimessa dal fondo in favore della Lazio, non ha incrociato abbastanza. Allora Ruggier con l'indeticale sbagliato, ancora una volta il pallone uscito dalla Lazio, Lele la difende col punto, la appoggia Lopez, se va con la punta, non c'è, il tipo Terlizzi, quindi Lupi, Capponi, molto forte, Capponi riesce a girare, Dionisi, di spazio Lupi non lo serve, poi sbaglia, ancora una volta Dionisi, ospite con Lopez, scambia con Lele, controllo con la suola, allarga per Becchi, ancora Lopez, movimento dell'azione ospite che cerca un barco per Lele, ma è tardivo il pressing di Dionisi, allora Lele va bene sulla verticale, Becchi, Becchi pressato da Capponi, riesce ad appoggiare a prima, pallone per Lopez, ancora Becchi cerca con un velo di far filtrare il pallone 13, che attende un movimento, lo trova in Tubau, in profondità anticipato però da Lopez, quindi ancora Ciampino con Pina, cerca di centrocampo, larga per Lopez, va a sinistra da Lele, ancora Lopez con la suola per Pina, poi si propone in profondità, Pina allarga a sinistra per Becchi, una finta, Becchi prova ad andare sull'interno, la allarga fino a destra per Lele, Lele si libera sul destro e calcia forte, e una palla a cercare Becchi, una deviazione, secondo l'arbitro, calcio d'angolo per Ciampino. Allora la Becchi dalla bandierina, c'è il movimento fuori di Pina che va col sinistro, il mancino del gol, col mancino. Ancora poco più di 9 minuti in questo primo tempo, Lele, cambio, lascia lì a Dallondero, esce quindi Lele dentro Dallondero che perde subito il pallone, recuperato da Chilelli, è entrato nuovamente, parte da appoggia lì per Lopez, finta di andare in profondità invece va a sinistra da Pina, Pina prova ad andare sul mancino, il tocco per Dallondere che da Boa prova a difendere, buona lavoro di Chilelli, recupera la parte con Dionisi, si lancia Dionisi, buono il tocco per Capponi che scicca sul secondo palo anche la Lazio, buona occasione qui per i padroni di casa con Lupi qua che tocca per Chilelli che prova a calciare, recupera la Lazio con lo scambio tra Lupi e Amazawa, quindi Bardalla prova addirittura la conclusione numero 20. È ripartita la squadra ospite, Dallondero, c'è cioè Chilelli su di lui, Chilelli riesce a toccare la palla laterale. Si da tra due gigliere i palloni e fa rispondere davanti, allora Lopez sotto subito per Dallondero, ancora la sfida con Chilelli, riesce ad appoggiare per Lopez, è buon tantissimo di Lopez, poi per Pina, spazio per calciare, allora la per Zonta, quindi Pina andare sul mancino Pina.
non c'è niente, l'arbitro non si può ricominciare. Lupi, Chilelli a gestire il pallone, non c'è profondità per Ciapponi, c'è la chiusura di Fina, quindi Lupi a raccogliere la palla a metà, per Chilelli, Lupi a sinistra, tocca nuovamente per il capitano, quindi Ciapponi per Chilelli, e il Kamazawa sul pressing di Lopez, quindi Ciapponi attaccato da Zonta che recupera palla, Zonta prova a partire, Ciapponi se la riprende molto bene, sta guardando, fallo la testa, Ciapponi, salvo Dallander, Chilelli prova ad andare in profondità da Lupi, ancora la chiusura di prima, quindi Dallander può fare il calciare, è un fallo che prima, ma se fosse niente poi il fallo, nettissimo del numero 10, troppo violento. Ciapponi, Amazawa, ora Ciapponi, dribbling su Fina, appoggia dietro Amazawa, Amazawa, dentro per Chilelli, pallone lunghissimo, viva il fischio, eccolo qui, Fina, va a ripartire ancora una volta Ciampino, tocca a destra per la parte, ancora Fina, cerchio di centrocampo, pallone in verticale per Dall'Andrea, quindi passa, tocco per Zonta, ancora passa, Dall'Andrea, prova a intendere il pallone, Chilelli, si propone al tiro, alla fine fallo laterale in... quindi pazzo stato per Fina in verticale per Dall'Andrea, Dall'Andrea con la suola per Zonta, Pardal poi Ciapponi, pallone che rimane lì, alla fine Pardal Ciapponi, andare subito a testa per Ciapponi con il dribbling su Dall'Andrea per di servire Lupi, c'è la chiusura di testa di Zonta di Ciapponi in area di rigore, servito Ciapponi, sbaglia l'aggancio, regala il possesso alla squadra, tocco per Pina, avanza ancora il numero 10, tocca a destra per Pazza, viene incontro Zonta, fa una punta per sentire qui, Zonta non si intende con il numero 10, quindi pallo laterale per la Lazio, Micao, il punto di battuta, tocca per Lupi, subito prestato, ancora Micao, con il dribbling, Chilelli prova a difendere il pallone a servire Lupi, la chiusura di prima, pallo laterale. Tocco per Micao che prova a calciare Dall'Onder, brava Micao dal pallo laterale, ancora Micao lo scambio, poi cerca concessione al giro, cerca la a destra Zonta, a sinistra passa, capito numero 8 Zonta in verticale per Dall'Onder, prova a difendere il pallone Micao, gliela leva, può farsi un fallo di Dall'Onder, ma se non l'altro da Dani Chilelli a dire di no a Zonta, poi Fina prova a passare sul mancino Pardal, dice di no, ancora possesso per Ciampino con Dall'Andrea, Mario Paz sul punto di battuta, pallone fuori per Fina, Fina prova sempre a liberare il mancino, la posizione è alta, dai tiri ospiti, Ruggier, entrato in campo al posto di Chilelli, Tubau prova a difendere il pallone, Tubau appoggia a Lupi, quindi Ciapponi, Ciapponi una finta poi da destra da Tubau, ancora Lupi, con un basso Ruggiero, quindi ancora Ciapponi, sinistra da Lupi, c'è l'inserimento di Ruggiero, che prima la chiusura di testa di Zonta per lo scambio tra Pinelle, non riesce a 3, fuori nuovamente Lupi dentro Dionisi nella Lazio, riparte con Pardal che ha toccato proprio per Dionisi, Ruggiero, Dionisi col mancino, troppo lungo per, tocca lì per Zonta, a sinistra da Lele, comincia da Pino, tocca spazio il numero 10, appoggia Lele, dentro da Zonta, da entrare su Bauer, si mette di punta, va a sinistra da Pazzi con il dribbling dai Ciapponi, riesce a intervire bene l'aria ma perché subito il possesso la Lazio con Ruggiero che ha rilanciato non trovando compagni, Lele a destra corteggiato da Dionisi, scambia con la Pazzi, poi il tocco dentro di Pina a cercare l'inserimento del numero 20 con la chiusura di Ciapponi, Dionisi rischia un po' il dribbling qui, alla fine buono il lavoro della Lazio che va via con Ciapponi, con Paz, lì per Lele, posto ancora al numero 7, tocco per Paz, ancora Lele a destra, davanti a lui Tubau, pallone centrale per Abina, gira bene per Lopez, e prova a passare, anche da Terlizzi, per Paz, dentro, pallone per Lopez, che qua forse si divora il gol dell'1-0, Terlizzi ancora una volta,
conclusione della partita, arriva a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Dionisi, Amazawa, sbaglia ancora il tocco per Ruggiero, quando accelera Orazio inizia da momento favorevole per Ciampino, adesso prova a spingere sull'acceleratore, Bambina che va a sinistra da Lele, salta Amazawa, sorpoggia ancora una volta Pino, davanti a Ruggiero, chiude, il numero 7 che può ripartire, Ruggiero, 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 piega mente, riuscita a eludere il contropiede laziale, c'è ancora Pazzo, servito Ruggiero, ottimo, la palla di Ruggiero che deve allora per la Lazio, 3 minuti e mezzo al termine, Dionisi, da tocco lungo a cercare Tubavola, si tira di permesso, di Pazzo, di Lopez, larga per Lele, Lele prova a rientrare, sempre sul mancino, non glielo concede Dionisi, alla fine gli concede il braccio, cerca il tocco per Ciampino con Lele, c'è calcio d'angolo, allora Lele va forte in mezzo, riesce a controllare il numero 5, prende il possesso alla Lazio, Pernizzi, fatto per Lopez, quindi Mario Paz, destra da Lele, mette Paz, Lele, momento dei compagni, spende più male per Lopez, evita il pressing di Tubao, ricomincia ancora Ciampino, lo scambio tra Pernizzi e Paz, lungo il pallone corto per Lupi, girare a destra da Dionisi, Dionisi che fa il dribbling, Dionisi e la porta, cercando di andarsi in dribbling, pallone laterale con Lopez, tocca per Paz, quindi Pernizzi, inizia da Lopez, cercato da Pinelli, rientrato, capitano della Lazio, ancora Lopez, prova a dribblarlo, sembrava, va Lopez, dritto forte verso la porta, tocca dall'andere, riesce a toccare, quindi Bardalla, bene per Lupi, la chiusa, Nicao per Pina, si ferma Lopez, tocca a destra per Pina, fronteggiato da Nicao, ancora Pina in verticale, bene, bene dall'andere, ancora Pina, Bardalla, molto bene, ancora qualche Pina, cado dietro per Lopez, pallone per dall'andere, prestato, ancora forte da Achilelli che non lo vuole far girare, torna dietro da Lopez, ancora dall'andere, riesce a trovare il pallone laterale con la vittoria di Dionisi che ha chiuso la linea di passaggio per Copina, fuori per dall'andere che fa col mancino la deviazione, pericolosissima di Nicolo, finisce alto sopra la traversa, ancora calcio d'angolo, Copina che calcia male, calciando Pardal, Achilelli, tocco in profondità per Lupi, anche la chiusura di Pina, che poi prova a rientrare, mette qui un colpo Lupi da Terlizzi, che scambia con Lopez, per Pina, tocco dentro a cercare da Londero, ottimo, l'aggancio del numero 12, Chinelli, voleva la messa laterale, alla fine messa laterale è per Ciampino, Terlizzi, tocco dentro per Pina, ottimo l'anticipo di Nicao, ancora Ciampino in possesso, Lopez cerca di centrocampo, tocco a sinistra per Dall'Ander che ricomincia da Terlizzi, va subito a destra da Pina, fronteggiato da Nicao, Pina, tocco per Lopez, con il dribbling di Lopez, per fallo di Lupi, ha impattato la caviglia del numero 18, la possibile conclusione di Pina, ottimo movimenti all'interno della rete di rigore, c'è Dall'Ander sempre lì a dar fastidio a Fardalla, Cinelli su di lui, parte il numero 10, Cettina forte verso la porta, Fardalla, tocca in palla il piede destro, riesce ancora a mettere in palla laterale, Cettina che vuole trovare il gol del panciaccio, qui, la libera Cinelli, sinistra da Lupi, è stato Capone, ancora Cinelli, c'è il movimento di Lupi in profondità, prova faccio per servirlo Chilelli, tu vai, che mi cala, scusate, tocca Chilelli, di prima intenzione, dentro per Capone, ancora la chiusura, poi lui prova a uscire forte ma viene anticipato da Lander, aveva cercato prima, trovato l'anticipo di Chilelli, che ha fatto la Lazio, nuovamente in precisa, quindi Lopez, che è la chiusura, di Nicao in palla laterale, perde il pallone, ma lo recupera subito Lopez, per il
tra le braccia di Barzalla, che prova a rinviare subito per Luke, un po' di spazio per il numero 23 che trova tapponi dall'altra parte. Luke ha ricevuto, prova a saltare sulla posizione di Dallandere, che ha recuperato e già ripartito Ciampino. Probabilmente si lascia cadere Lopez, voleva il fallo da parte di Luke, cancella Lopez, Barzalla ancora una volta il numero 23. È finito il primo tempo, quindi fermi sullo 0-0 ancora le due squadre. Ciampino che sembra avere il predominio del campo, ma non è ancora riuscita a trovare la via del gol. Ottima la difesa